In occasione del secondo trofeo in memoria di Silvio Berlusconi, ieri sera Pier Silvio Berlusconi è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. L'amministratore delegato ha rilasciato alcune dichiarazioni significative. Accanto a lui, il figlio Lorenzo, la cui somiglianza con il padre non è passata inosservata. Nonostante le numerose novità e i pettegolezzi della giornata, il fulcro dell'attenzione è stato senza dubbio il secondo trofeo Silvio Berlusconi. Un evento sportivo che ha visto il Milan affrontare il Monza allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Durante la serata, Pier Silvio e la famiglia, insieme ai due club, hanno ricordato con affetto il cavaliere. Questo evento è particolarmente significativo, considerando che si tratta delle due squadre a cui l'ex premier era molto legato. Con il Milan ha conquistato numerosi trofei sia nazionali che internazionali. La serata si è conclusa con una vittoria netta del Milan per 3-1. Tuttavia, a catturare l'attenzione non è stata solo la prestazione dei nuovi acquisti, ma anche l'intervista di Pier Silvio Berlusconi. Ai microfoni di Sport Mediaset, in compagnia di Monica Vanali, l'ad dell'azienda di Cologno Monzese è apparso insieme al figlio Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010. Il ragazzo, oggi 14enne, ha impressionato per la straordinaria somiglianza con il padre. Elegantemente vestito con giacca e cravatta, Lorenzo indossava degli occhiali molto simili a quelli del padre, con una montatura quasi identica. Anche i tratti del viso e la postura adottata durante l'intervista hanno evidenziato ulteriormente questa somiglianza, notata da molti telespettatori e utenti del web. La compostezza e la serietà con cui Lorenzo si è presentato hanno colpito positivamente il pubblico. Nel suo intervento, Pier Silvio Berlusconi ha parlato anche di suo figlio, esprimendo il desiderio di trasmettergli i valori ricevuti dal proprio padre. Mi fa piacere ricordare che prima del trofeo Silvio Berlusconi, c'era il trofeo Luigi Berlusconi che mio padre aveva creato in onore di mio nonno. E sono sicuro che a papà avrebbe fatto piacere ricordarlo. I valori dello sport, tramandati da mio nonno a mio padre e da mio padre a me, ora spero di trasmetterli a mio figlio Lorenzo che ha 14 anni. Sono valori positivi e fondamentali. La lealtà, l'impegno, il rispetto erano molto importanti per mio padre, e attraverso lo sport penso che sia riuscito a trasmetterli a molti, soprattutto ai giovani.